Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Alessandro Maria La Regina, che mi chiede di parlare del film del 1969 di Marco Ferreri, Dillinger è morto. Dillinger è morto, un film che da ragazzo mi colpì moltissimo, un film in particolare, non ci capii un cazzo, un film veramente che naturalmente surreale, grottesco in un certo senso, ma dentro un certo tipo di iperrealismo che in realtà appunto combatte con il racconto, un racconto di alienazione, un racconto di assoluta e totale e completa disarmonia con il mondo che sta intorno, appunto, in un certo senso, una considerazione sull'esistenzialista, sull'essere umano, sulla condizione umana, sulla violenza, sul cinema stesso, sulla comunicazione. È un film incredibile che parla di 6.000 cose attraverso la storia di questo Glauco, un designer industriale che fa una vita normalissima, una vita borghesissima, che vediamo all'inizio camminare per la città attraverso una città completamente iperrealistica anch'essa, in una maniera quindi che diventa surreale, finché non arriva a casa. Insomma, si fa la classica scenetta mentre cerca delle spezie, apre una dispensa e trova un giornale d'epoca con dentro una pistola, il giornale che dice Dillinger è morto, e di lì poi parte tutto fino anche alla violenza, appunto, che verrà fatta nel film. E di lì comunque è una surrealità, il nostro Poletti dipingerà di rosso a pallini, il film dipinge appunto questa alienazione attraverso i gesti quotidiani di un uomo che diventano ogni gesto stesso una funzione pura filmica per raccontare ciò che Ferreri vuole raccontare, attraverso appunto la solitudine, attraverso la pazzia, attraverso la normalità che diventa anormalità in un racconto che si svolge sempre e comunque attraverso uno sguardo che filmicamente è assolutamente perfetto, con Michel Piccoli a fare il nostro protagonista eccezionale, veramente eccezionale, con una sceneggiatura dello stesso Marco Ferreri insieme a Bazzini, che veramente lavora su dei tempi di montaggio degli spazi fra una scena e l'altra che sono veramente eccezionali nei raccordi. Ci sono alcune scene come quella del proiettore che è a dir poco spettacolare, ma è un film proprio che riconcilia insomma con un certo tipo di avanguardia, sperimentazione e di rivoluzione all'interno appunto dello stesso cinema che ha portato il grandissimo Marco Ferreri, che è uno dei nostri registi più importanti, che pure è andato anch'esso a scomparire incredibilmente. È un film comunque che ha dato sempre fastidio, questo è un film che sono anni che non viene passato in televisione, è un film molto particolare che appunto essendo ostico per lo spettatore medio, perché mostra la violenza dell'essere umano, in realtà la sua anche piccolezza, e poi ha un finale talmente folle, un racconto che si scombina dal racconto stesso per diventare altro. E quindi che dire, in una storia come questa è quello che conta veramente, è entrare dentro tutto quello che il film ci vuole raccontare, e senza avere distrazioni da ciò che è appunto il filmato, ciò che abbiamo di fronte allo schermo. Uno schermo, tra l'altro, fotografato meraviglioso da Vulpani, con dei toni fantastici che cambiano a seconda della situazione, ripeto, della regia, dell'editrice, in un certo senso della Nouvelle Vague, come tanti registi insomma dell'epoca, ma riesce a essere comunque veramente originale. Ecco, Ferreri è un regista che riesce a trasformare un certo tipo di surrealismo in qualcosa di diverso alla Ferreri, quindi uno stile, proprio un modo di inquadrare un certo tipo di cinema. Quindi, in conclusione, che vi posso dire? Per me, un film così, con delle scene quasi oniriche, quasi surreali, ripeto, ma all'interno dell'irreale, è una cosa che non capita tutti i giorni da vedere. Per me, è un capolavoro del cinema italiano, uno dei film di quelli che non dovrebbero mancare nella cineteca di nessuno, dovrebbero essere perlomeno visti, perché è qualcosa veramente di incredibile. E ripeto, rivoluzionario, potentissimo nel suo modo di raccontare una storia irraccontabile che viene raccontata dai gesti. È un film estremo in un certo senso, che a livello narrativo, che deve essere seguito ad ogni costo. Quindi per me è un acquisto doveroso. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook, su Instagram, insomma, se fate un po' come il cazzo vi pare, ma questo Dillinger è morto, si merita minimo una visione, ma soprattutto si merita di essere preso, comprato e portato a casina.